150 anni fa un uomo aveva previsto il declino del carbone e l'importanza del solare. Augustin Michaud nasce a Parigi nel 1825 e fin da bambino studia con passione matematica e fisica. Molto presto capisce che l'uso costante del carbone avrebbe determinato l'esaurimento delle miniere. Decide quindi di concentrarsi sull'energia solare. Pubblica un libro in cui espone le sue ricerche e fabbrica diversi macchinari sperimentali capaci di sfruttare l'energia solare. Fino a quando un giorno ha l'opportunità di presentare una delle invenzioni all'imperatore dei francesi. La macchina rivoluzionaria piace molto e funziona, ma ha un piccolo grande difetto: costa troppo. Con il trattato Cobden-Chevalier, il prezzo del carbone crolla e le altre fonti energetiche perdono competitività e interesse. In piena rivoluzione industriale il carbone diventa la fonte del 95% dell'energia commerciale. Michaud verrà quindi poco a poco dimenticato e nel 1912 muore insieme alle sue invenzioni. Questa però non è una storia di fallimenti, ma la storia di una mente troppo in anticipo sui tempi.